Fregare 100 milioni a Juan Carlos non sarà uno scherzo. Se vogliamo che il colpo riesca, ci servirà un team più grande. Per prima cosa ci serve un bel ragazzo molto nero. Tipo Ja Rule, o Bow Wow, o Ludacris. Perché deve essere per forza un rapper? Perché in questi film c'è sempre un rapper che fa un cameo. Garantisce diversità demografica. Idiota. E poi ci fanno anche la colonna sonora. Allora che ne dici di Lil Wayne, T.I., DMX, Gucci Mane, Akon? Nah, quelli sono tutti con un piede già in prigione o ne sono appena usciti. Infatti stanno girando reality che racconta come si entra dentro e poi si esce fuori. E voi sapete di che parlo. Ci sono, o io il tipo perfetto per il cameo? E poi ci serve un asiatico. Serve uno che sa driftare. No, ma gli asiatici sono fichi. E per finire ci serve una bellissima modella al debutto come attrice. La fanciulla parlerà pochissimo, ma la darà tantissimo. E poi la gnocca fa bene agli occhi, con l'irio naturale. Cavolo, ma come fai? Cosa? Tu li descrivi e quelli subitamente appaiono. Perché è un film. È la classica scena di radunata multietnica. C'è in tutti i Fast and Furious. E poi, mi piace che questo colpo abbia un tocco alla United Colors of Benetton. E ora mettiamoci al lavoro. Super Fast and Super Furious, dal 5 marzo al cinema.